Eccoci qua ragazzi, sono ancora vivo. Ragazzi, questa cosa non la auguro a nessuno, veramente, veramente. Eppure pensare che dicono che la motivazione per cui ti viene fuori questa cosa, che si chiama fuoco di Sant'Antonio, e ti viene fuori per lo stress, quando il fisico è debilitato. Io sono in un periodo della mia vita forse uno dei più tranquilli proprio. Si vede che sto pagando tutti i peccati del passato, magari. Il fuoco di Sant'Antonio. E non sono ancora guarito, ragazzi. C'ho l'inferno ancora dentro, brucia di brutto. Però sta passando, sta passando. L'importante è che siamo sempre qua. E io continuavo a vedere tutte le notizie sui giornali, ragazzi. Tutto questo mal governo degli ultimi 20 anni. E non parlo solo di destra, parlo anche della sinistra, di questi due, dove ci ha portati? Alla catastrofe sociale, politica, culturale. Berlusconi vertice le misure, quelle che non siamo riusciti a fare in 20 anni bisogna farle in 2 settimane. Questi ci prendono per il culo, ragazzi, continuano a prenderci per il culo, ma di brutto veramente. Cioè noi ci dobbiamo salvare il culo portando la lettera lì quando è stato Berlusconi, la settimana fa, non mi ricordo, perché ero anche nel periodo brutto in cui stavo malissimo. Cioè dove ci dobbiamo salvare il culo? Licenziando gli operai, licenziando quando vogliamo e mandando la gente in pensione 2 giorni prima di morire. Questa è la soluzione. Bella merda. Dobbiamo ringraziare i nostri politici e l'ignoranza di questo paese che non ha mai capito un cazzo, che questi pensano solo ai cazzi loro. Dio del blues, salvaci da tutte queste menzogne, ma pagherete tutti, bastardi, tutti pagherete prima o poi. Tutto il male che avete fatto e tutto il bene, e vi torna tutto indietro nella vita, ricordatevelo. Dio del blues.